Petizione per urgente ripristino, viabilità e sicurezza. È questo l'oggetto della petizione firmata da 96 cittadini montesanesi che è stata inviata al comune per risolvere annose questioni. I firmatari che vivono nelle zone della frazione dello Scalo, tra via Tempa Mangini, via 20 Settembre e via Carpineta, chiedono un duplice intervento, uno per la viabilità e sicurezza di coloro che devono transitarvi e uno per sanare lo spreco della risorsa idrica. Buche stradali, voragini e perdite d'acqua permanenti sono solo alcuni dei danni menzionati nella petizione e che portano i cittadini a fronteggiare, così si legge nella petizione, cedimenti e dissesti tali da rendere pericoloso il transito con i mezzi ed a piedi, se non con il rischio di un maggior danno. Ciò che si evidenzia è la mancanza di interventi strutturali. Sempre secondo quanto si legge, recenti lavori hanno interessato esclusivamente in modo superficiale le pareti sottostanti il ponte lungo la variante. Lavori, si ripete, superficiali e che nulla hanno risolto, tant'è che permangono i dissesti e la relativa segnaletica interdittiva. Oltre ai problemi relativi alla sicurezza stradale, si sottolineano le continue perdite d'acqua, i danni da infiltrazione, i dissesti e l'insufficiente portata idrica. Infatti, oltre ai possibili danni da infiltrazioni, come noto, molte famiglie della zona non ricevono una quantità d'acqua sufficiente ai loro bisogni essenziali. Oltre ai problemi legati alla sicurezza, anche le attività economiche ne risentono. Conseguenti danni per le famiglie e le attività economiche presenti in zona, aziende impegnate in agricoltura, edilizia e trasporti che in più occasioni sono costrette a lasciare mezzi e o attrezzature in parcheggi di fortuna senza poter raggiungere con essi abitazioni, piazzali e fondi e proseguire a piedi. Nonostante alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo i cittadini firmatari urge un intervento mirato e strutturale, anche in vista della stagione invernale. Si legge nella petizione: in ogni caso il comune di Montesano sulla Marcellana è tenuto a garantire che la circolazione dei veicoli e dei pedoni e che essa avvenga in totale sicurezza ed è responsabile della relativa manutenzione e custodia. Adesso bisognerà attendere la risposta del comune di Montesano sulla Marcellana per capire se e quali provvedimenti verranno presi.